we gonna make you lose your mind. Woo! Everybody just have a good time. Clap. Every day I'm shuffling. Allora, noi stiamo praticamente accompagnando quella che è una serata che nel crescere, e non lo stiamo dicendo per carità, per farvi deviare il vostro percorso di questa sera, che magari state andando da qualche altra parte a prendere la fidanzata, il fidanzato, gli amici, insomma, vi state trovando a casa da parte, insomma, con qualcuno. Però nel momento in cui vi dovesse sorgere, siete a corto di idee, vi dovesse sorgere un'idea, ecco, prendete il nostro suggerimento. La vostra compagnia, se siete anche da soli va bene anche così, perché spesso e volentieri si può anche stare da soli, no? La compagnia si può trovare in un posto come questo, perché è pieno di bella gente che fra l'altro socializza molto, molto facilmente, no? Bene, alle pubbliche relazioni perfetto. Io? Sì, ma sì. Vabbè, hai spiegato al meglio cosa succede qua. Ok, allora ringraziamo tutti quelli che ci stanno all'ascolto, noi siamo sulle frequenze con postazione mobile, l'uomo ragno qua che è il nostro Gabriele, e poi vi spiegheremo anche perché questo tipo di epiteto e questo tipo di nome, l'uomo ragno, l'abbiamo dato da poco. Bene, allora ricordiamo anche il nostro numero degli sms per restare con noi, anche se siete lontani, 349 75 30 305 349 75 30 305 per raccontarci e raccontarci, sì, naturalmente, la vostra domenica pomeriggio. Ragazzi, ragazzi, la moglie dell'ispettore Gadget, andiamo a vedere. Buonasera, buonasera, come va? Siamo in TV, come sta? Come si chiama? Alessia. Alessia, lei porta sempre il cappello? Sempre, sempre. Anche quando c'è il sole? Sempre. Anche quando di sera c'è... Sempre inverno. Ho capito. Ok, molto simpatica Alessia. La gente è veramente l'importanza, direi la cosa più importante in un locale. Dai, se fai un locale bello, mi viene in mente una volta, no? C'era un proprietario di locale da ballo molto importante sul Bresciano, dai, no, non diciamolo, number one, no? Ok.
ecco, che si chiamava Basalari tanti anni fa, mi diceva: vedi Charlie, guarda che bel locale, sai, ultimamente ho comprato delle luci stroboscopiche bellissime, eccetera, le vedi sul pavimento? Io ho detto sì, le vedo. Però se le no, io ho detto, se si vedono anche di sera vuol dire che non c'è gente in pista. Bravo, giusto, è vero. Ma guardato un po' male, non ho più lavorato per lui. Devo dire che è un po' di tempo che ti guardo, sei una bellissima donna, qui al Celide insieme a delle amiche. Lei è? Sua figlia. Ah, che bello. E tu? Sei single? No. Ah, peccato, peccato. Ragazzi, ci eravamo tanto vicino così, è andata male. Comunque, sta di fatto che comunque sia una bellissima donna, anche voi che la potete vedere. Grazie della tua pazienza. Ti chiami? Patrizia. Patrizia, hablas español? No. Habla italianissima. Habla lucchese? No. Fiorentino? Neppure. Di dove? Prova a indovinare. Prova a indovinare, sono tante le regioni. Ligure. Ligure. Ligure, bellissimo. Come va? Tutto bene. Bene, bene, benissimo. Buonasera, buonasera, come stiamo? Bene. Bene. Siamo in onda in televisione, tu ti chiami? Laila. Laila, sempre qui al Celide? Sì. Benissimo, noi siamo molto contenti di averti incontrato per tanti motivi e anche quelli che stanno a guardare la televisione qua al Celide sono contentissimi. Grazie della tua simpatia. Andiamo, andiamo ragazzi, non ti fermare, andiamo, andiamo. Andiamo dai bar, loro li abbiamo già fatti? Allora, i moschettieri erano quattro, loro sono in cinque. Uno, due, tre, quattro. Ma come tre? Il quinto è là alla cassa, vabbè, uguale, lo stesso. Venga, venga, vieni. Facciamo finta che facciano i quattro moschettieri. Fatemi qualcosa come se sembraste quattro moschettieri, avanti. Vai. Forza, forza. Eccoli qua, attenzione alla performance. Invece delle spade loro hanno... Uno per tutti. Vabbè, questo non erano proprio i quattro moschettieri. Erano i, come si dice, erano le crociate, quelli di Re Artù, mi sembra, sì. Come si chiamavano quelli di Re Artù? Non mi viene in mente adesso, c'è la musica, abbiate pazienza, eh. Non so come si chiamassero, comunque, i cavalieri di Re Artù. Ecco, andiamo. Here come the hot stepper, I'm the lyrical gangster. Big up the crew in the area. Still have it like that. No, no, we don't die. Yes, we multiply. Anyone press will hear the fat lady sing. Act like you know, Rico. I know what Bo don't know. Touch them up and go. Oh, cha-cha-ching. Guardi là che c'è la televisione. Guardate Marta, voi che state guardando la televisione. No, 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 non cerco così. No, scusa, ti guardano, dicono guarda che bella ragazza. No, diciamo, no. Che lavoro vorresti fare, mi dice Mirko. Non lo so. Non lo so, è un lavoro che vorrebbero fare tutti. No, che cosa ti piacerebbe fare? La mantenuta. La mantenuta, se c'è... Se c'è qualche fidanzato facoltoso, se lei è fidanzata Marta? Sì. Ecco perché, è facoltoso lui? Eh? È facoltoso lui? Facoltoso significa che la fa la mantenuta lei, capito? No, per ora mi mantengono i miei. Ma che razza di fidanzato sei andata a beccare? Marta! Grazie Marta, la tua simpatia naturalmente. Ok, noi continuiamo con il programma. Buonasera, posso intervistarvi solo un secondino? Siamo qui in televisione, tu ti chiami? Nicola. Nicola, qua al Celide sempre, sponsorventemente la domenica per l'aperitivo? Sì.
Tu sei un personaggio celide perché sei elegante al punto giusto, non estremo, bello, bello. Quante donne ti corrono dietro, Nicola? Diccelo. Queste sono cose non si possono. Ma non si possono. Secondo me no, però, Nicola, secondo me però. Secondo me, Nicola, cosa fai nella vita, se posso, parlando seriamente? Mi diverto. Ed è l'unica cosa che consigliamo, io e Nicola vi consigliamo a tutti. Grazie, Nicola. Buonasera, sono in questo momento su Facebook. Lei mi può prendere l'amicizia, mi riceve, me l'accetta l'amicizia. Bene, vabbè. Siamo anche in televisione però, come si chiama? Benedetta. Benedetta, lei? Arianna. Arianna, che sta succedendo su Facebook? Non ne ho idea. Niente, state... Siamo... Non lo so, questo è il termine, capito? Sì. C'è qualche cosa di interessante? No, niente. Niente? Uomini? Zero. Non ci sono più gli uomini di prima. Bravo, non ci sono i ragazzi di adesso. Bravo. Ecco, esatto. I ragazzi di adesso vanno bene? No. No. Lei? Penso la stessa cosa che ha detto lei. E come facciamo, ragazze? Gli ormoni non si possono mica mettere in banca. Come si fa? Non è... Aspetteremo. Aspettare è molto cinese. E siccome la Cina sta diventando il popolo più forte economicamente, credo che le ragazze siano molto sagge. Ok, cinesi, capito? Buonasera. No, quasi. Io sono qua con le tre dell'Ave Maria, la Tina, la Pinta e la Santa Maria, le tre caravelle. Nome? Claudia. Nome? Sabrina. Nome? Federica. Ciao! Eccoci qua all'esterno del Celide Cocktail Bar di Lucca. Allora, Charlie, come sta andando qua la serata? Benissimo, fra l'altro ha smesso anche di piovere e sembra quasi magica la situazione perché la gente sta arrivando copiosa qui al Celide, che è fra l'altro un bel locale. E vi invitiamo, siamo alla fine della trasmissione, anche se tecnicamente, insomma, io non sono riuscito a fare molto il ping pong con il secondo microfono. Ma sarà per la prossima. Come del resto, invitiamo tutti i ragazzi la prossima domenica sempre qua al Celide Cocktail Bar. Ciao! Shuffling.